Vangelo secondo Luca. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegrarono con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, cioè Zaccaria. Ma sua madre intervenne. No, si chiamerà Giovanni. Le dissero, non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano concenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore, per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: che sarà mai questo bambino? E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore. Ecco, da questa celebrazione prendiamo 2 punti di riflessione per la nostra vita. Uno riguarda la missione che abbiamo, così un po' in generale, e l'altro riguarda la missione della famiglia. La missione generale è questa: ricevere Giovanni per noi ed essere Giovanni per gli altri. Giovanni è il precursore, si dice, colui che precede la venuta di Gesù. Ecco perché? Perché la venuta di Gesù ha bisogno di essere preparata. Nel popolo di Dio è stata preparata per più di 1000 anni. Da quando, dalla storia di Abramo, poi la discesa in Egitto, l'uscita, tutta la storia. Ma questa preparazione culmina nella missione di Giovanni il Battista. È proprio lui che al tempo di Gesù lo indica presente in Israele. Ecco l'agnello di Dio, lui che toglie i peccati del mondo. Anche per questo nel Vangelo si racconta il suo concepimento per opere dello Spirito Santo e di Zaccaria, ovviamente una grazia inaspettata, e poi si racconta la sua nascita in parallelo. Luca li racconta tutte e due, la nascita e l'annunciazione di Giovanni, la nascita e l'annunciazione di Gesù, perché ha una funzione molto molto speciale all'interno di questa preparazione. Se ci pensiamo, anche noi siamo nati alla fede in Gesù per qualche Giovanni, per qualcuno che ci ha preparato, a volte un sacerdote, a volte un evento, a volte i genitori, la famiglia, la tradizione che abbiamo. C'è qualcuno che ci ha portato verso Gesù, ci ha aperto la strada, e quindi è bene riconoscere il nostro Giovanni, colui di cui Gesù si è servito per prepararci all'incontro con lui.
Ecco, dopo che noi cresciamo con Gesù, lui si serve di noi come di Giovanni, perché attraverso di noi possiamo preparare altri a arrivare a Gesù, a conoscere Gesù. Questa è una cosa bellissima, essere Giovanni per qualcuno. E se voi ci pensate, scoprirete molto probabilmente nella vostra vita che già voi state facendo questa funzione di Giovanni, portare altri verso Cristo, aprire la strada. Ecco, questa è la missione che Gesù ci dà in generale. Però Giovanni Battista c'è anche una missione speciale, manifestata da uno dei profeti dell'Antico Testamento che si chiama Malachia. Malachia, annunciando la venuta di Giovanni, dice così: in quei tempi tornerà Elia con la potenza di Dio. E cosa farà? Convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. Perché non solo al nostro tempo, ma anche allora c'erano dei conflitti in famiglia. Questi conflitti in famiglia tra generazioni diverse sono cose molto dolorose, non solo per noi, ma anche per Dio stesso, e sono spesso un grande ostacolo alla fede, a trovare un incontro profondo con Gesù. E allora, siccome Giovanni ha questo compito, riconciliare i padri con i figli e riconciliare i figli con i genitori, noi approfittiamo per chiedere il suo aiuto per noi oggi, per le nostre famiglie, affinché avvenga una profonda riconciliazione dei genitori, anche perché in quella profezia di Malachia c'è qualcosa che mi ha un po' spaventato, perché l'ultimo rigo dice così: affinché quando io vengo non colpisca il paese con lo sterminio. Linguaggio un po' dell'Antico Testamento, un po' apocalittico, però indica che come Dio desidera fortemente questa riconciliazione all'interno delle famiglie. Chiediamo l'aiuto anche a San Giovanni Battista, perché possiamo progredire con fiducia verso questa pace familiare, verso questa riconciliazione. Proprio ieri a Roma e anche in altre parti è cominciato l'incontro mondiale delle famiglie. Questo mi fa tanto piacere, questa è una delle grandi, come si dice, passioni degne, grandi di Papa Francesco: aiutare le famiglie, aiutare le famiglie. Ecco, e quindi noi anche approfittiamo di questa festa e di questo messaggio.